Borgo Greganico di Liese 1-1. La parola a mister Giuseppe Stillitano, se pronunziamo bene. Sì, benissimo. Trainer ospite per commentare questa partita. Ma penso che il risultato di parità sia il risultato più giusto per quello che hanno fatto loro nel primo tempo e per quello che abbiamo fatto noi nel secondo. Sicuramente il caldo, il tantissimo caldo ha influito sulla prestazione di entrambe le squadre. Loro hanno fatto, come dicevo prima, molto meglio di noi nel primo tempo, forse noi abbiamo fatto qualcosina in più nel secondo. Comunque il risultato penso che sia il risultato giusto della partita. Il modulo tattico è sempre quello tradizionale, c'è un 4-4-2 che però può diventare, a seconda delle esigenze, 4-3-3 o 4-2-1. Esatto, oppure un 4-2-4. Per oggi diciamo che tanti giocatori della mia squadra non erano nelle migliori condizioni fisiche e mentali sicuramente. Comunque, come dicevo prima, il caldo ha influito parecchio nella prestazione sia della mia squadra che del Borgo Granico, a cui faccio i complimenti sia alla società per l'ospitalità che abbiamo avuto e sia ai giocatori e al suo allenatore. La Deliese è stata presa quasi di sorpresa nel primo tempo, ma nel secondo tempo i valori della classe, dell'esperienza e della competenza sono venuti fuori. È quello che dicevo prima, abbiamo subito un gol su pallina attiva, su un calcio d'angolo, là dovevamo stare molto più attenti. Comunque bisogna dire anche la verità, il Borgo Greganico non meritava assolutissimamente di perdere. Il pareggio, come mi ripeto, è il risultato più giusto. Gli addetti ai lavori danno la Deliese tra le favorite di questo campionato. E diciamo che forse ci sono qualche squadra che forse più, ha una rosa più ampia della nostra. No, oggi cioè, noi ci mancava l'attaccante, anzi gli attaccanti principali che abbiamo, Ferraro e De Crea, che penso che in queste categorie facciano la differenza. Comunque penso che possiamo lottare fino all'ultimo con qualsiasi squadra. Questo è il nostro augurio. Bene, ringraziamo il mister. Prossimo turno. Prossimo turno giocheremo in casa con la Ravagnese, un'altra pretendente diciamo alla promozione. Una partita difficile, speriamo che giochiamo meglio di oggi. Esordio del fuoco per mister Antonio Cormaci, che non è nuovo a imprese del genere. Con la sua Melitese è arrivato nel campionato di eccellenza e poi a livello giovanile ha vinto tutto quello che c'era da vincere: Palmi, Bagalati, Saline, Melito, eccetera. L'Armata Deliese, una delle favorite, se non la favorita assoluta, non è riuscita a vincere qui sul terreno di gioco dello stadio comunale Saverio Spinella. Mister Antonio Cormaci. Parliamo del presente. Oggi sono contento intanto perché è stata una bella partita. È una bella partita da entrambe le squadre, secondo me, perché la Deliese è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato e l'ha dimostrato oggi, ha sofferto in alcuni tratti. Poi ovviamente noi paghiamo anche lo scotto della nuova categoria, abbiamo giocato inizialmente con 4-5 fuori quota, quindi continuiamo anche, cerchiamo di continuare il nostro trend anche in prima categoria con la scelta di cercare di far giocare più giovani possibile dove possiamo. Sono contento della prestazione globale della squadra, di ogni singolo giocatore che è sceso in campo, perché hanno dato tutto. Sì. Calcoliamo poi che c'era un caldo asfissiante per entrambe le squadre, quindi questo ha prodotto che a un certo punto tutte le due squadre si sono allungate e poteva vincere sia la Deliese ma poteva vincere anche il Borgo Greganico. Recriminiamo su qualche occasione dubbia in aria, soprattutto una su Martino, un altro un fallo di mano, la traversa di Obinna nel primo tempo, 4-5 chiare occasioni da gol. Su questo che lavoriamo e su questo dobbiamo cercare di lavorare. Abbiamo vinto, l'unica cosa negativa forse, però non me la sento veramente. Era importante partire col piede giusto per l'impatto ambientale con una nuova categoria. Sì, soprattutto perché credo che sia venuto a vedere la partita, si è divertito alla fine. Questa è una categoria difficile, nel primo tempo abbiamo subito solo l'occasione del gol, abbiamo preso gol, quindi vuol dire che ci vuole massima attenzione. Peccato che
abbiamo preso gol a 2 minuti alla fine del primo tempo, perché magari se si chiudeva 1-0 il primo tempo poteva essere diverso. In ogni caso faccio davvero i complimenti ai miei ragazzi. La strada è quella che abbiamo intrapreso, non dobbiamo però né montarci la testa, ma dobbiamo lavorare con umiltà e seriamente, allenamento dopo allenamento, e giocare, dare tutto partita per partita. Prossimo turno? Sabato andiamo a giocare a Bianco, con un'altra squadra che è stata costruita per vincere, quindi abbiamo questo inizio un po' in salita, però ce le giochiamo tutti. Noi, come facevamo l'anno scorso, dicevamo che non dobbiamo avere temere nessuno, dobbiamo giocarci tutte le partite, e questo cercheremo di fare anche in questa categoria. Antonio De Giorgio, direttore generale della Deliese, è a lui il microfono per una disamina di questo match. Ma è stata una partita sicuramente combattuta, dove il risultato alla fine penso che sia giusto. Loro hanno fatto un grandissimo primo tempo, specialmente la prima mezz'ora correvano molto di più di noi. Forse probabilmente anche il caldo, loro sono più abituati rispetto a noi a giocare a queste temperature. Poi piano piano siamo riusciti ad entrare in partita, siamo riusciti a pareggiare, poi nel secondo tempo abbiamo avuto 3-4 palle, diciamo, per passare in vantaggio. Anche loro, all'onor del vero, hanno preso una traversa all'inizio del secondo tempo. Per noi il nostro ruolo di marcia, voglio dire, è un pareggio fuori casa all'inizio della stagione, è più che buono. Sarà sicuramente un campionato combattuto, e questo risultato lo dimostra. Squadre che vengono anche da categorie inferiori come il Borgo Grecanico, è sicuramente una squadra ben organizzata, con delle ottime individualità. Noi dobbiamo migliorare soprattutto sotto l'aspetto fisico, dato che abbiamo fatto una preparazione abbastanza dura, e quindi poi avevamo anche delle defezioni. Oggi ci mancava la nostra, diciamo, punta di diamante, che è Ferraro in avanti, e alcuni giocatori non erano De Crea, sì, certo, mancano anche, diciamo, a livello fisico dei giocatori che stanno recuperando piano piano. Comunque un pareggio in campo esterno ottenuto dalla corazzata Deliese, che gli addetti ai lavori danno tra le favorite di questo torneo. Sì, noi abbiamo costruito una squadra per cercare di lottare nei primi posti, però poi è sempre il campo quello che decide tutto. Oggi sembrava una partita sulla carta sembrava una partita facile, invece poi sul campo è diventata difficile, molto difficile. Contro una squadra di Spitfire, età media 22-23 anni. Era una squadra ben organizzata, una squadra che correva molto, è una squadra che ci ha messo sicuramente in difficoltà, e come ha messo noi in difficoltà sono sicuro che metterà in difficoltà moltissime delle squadre del campionato di prima categoria a girone D. Sportivi, per il 24esimo anno consecutivo, Universo Dilettanti. Tutto il calcio dilettantistico curato da Antonello Merenda, dalla Serie D alla seconda categoria. In diretta dalla sede di Radio Studio 95 Melito TV e in contemporanea con Radio Azzurra, Latte e Miele, Radio Medua, Radio Eco Sud e in streaming su radiostudio95.it ogni sabato e domenica. Scarica l'app Radio Studio 95. Ci puoi ascoltare ovunque sul tuo telefonino. Universo Dilettanti con Antonello Merenda, il programma number one.